La gente che è qui e che protesta sta principalmente protestando, è occupato l'edificio per i motivi, per la buona scuola, ma perché è stata approvata, si sa, ma continua a destare il malcontento negli studenti, nei docenti, o comunque in chi appartiene alla realtà scolastica. Quindi Cannizzaro ha preso delle posizioni appunto anti buona scuola, contro il governo Renzi che sta puntando alla privatizzazione delle scuole, che sta cercando di trasformarci in macchine che devono solamente imparare senza sviluppare una propria coscienza critica. E ci stiamo muovendo anche contro la scarsa il come si è trattato male il fattore dell'edilizia scolastica all'interno di questa riforma, quasi come se avessimo delle strutture perfette. Ora noi abbiamo fatto ristrutturare gran parte della scuola, ma ci sono sicuramente tantissime altre cose da fare. Pertanto la protesta va avanti e noi speriamo possa dare i suoi frutti. Noi sappiamo che l'occupazione non ha mai granché aiutato, ma siamo giovani, abbiamo la speranza, se ci togliete quella, non è più niente.